Lo studio, e questo non è obbligatorio, ma noi intendiamo farlo, i punti 5 e i punti 6 per il piano forestale, che adesso stiamo allestendo ed è già in fase abbastanza avanzata per quel che riguarda la parte generale. Noi proponiamo l'adozione di un marchio, se possibile, di qualità o tipicità del legno locale. Per esempio, sull'uso da opera del cantiere, se il legno non è certificato, adesso con le norme antisismiche non si può usare. Non si può usare. È inutile dire potremmo usare i nostri castagni e potremmo i nostri larici, se poi non mettiamo su un sistema per certificarli con dei collaudi statici. Quindi è tutto un intreccio. Facevo riferimento prima al blocco di certi iter autorizzativi, ma comunque bisogna calcolare tutto. E l'ultimo punto è quello di un'analisi tecnica economica per un piatto di cogenerazione termica e elettrica. Se si fa, bisogna fare all'interno del piano forestale un piano degli approvvigionamenti per 15 anni. Quindi, se si vuole fare con la filiera corta, si deve prima passare per uno strumento di pianificazione di questo livello. Se non si passa per questo, è molto difficile pensare a una filiera corta, perché gli approvvigionamenti sono importanti, sapete quasi tutti, immagino, perché ormai masticate questa materia forse più di me, sapete quali sono, per garantire una costanza di produzione, quali sono gli approvvigionamenti che bisogna portare a bocca di centrale. E se non c'è una pianificazione di questo tipo che li prevede già anno per anno, e io credo che sia impensabile pensare di far funzionare una centrale a biomassa con generazione o anche soltanto a generazione termica o anche soltanto a generazione elettrica come quelle che propongono senza un piano. Quindi passerei per concludere, forse mi sono dilungato tanto, ma a una valutazione preliminare sull'impiego energetico del legno locale. Allora, dal punto di vista termico, perché non dimentichiamo che la fonte più semplice, l'uso più semplice che possiamo dal punto di vista energetico preconizzare per il nostro legname è quello termico. Una indagine recentissima, proprio i risultati li ho avuti in anteprima venerdì scorso, del Dipartimento Casa Città del Politecnico di Torino, ha stimato la biomassa prelevabile in Barri Varaita basandosi sui dati dell'IPLA e ha stimato che coprirebbe soltanto attualmente il 32% del fabbisogno calorico dell'edificato totale. Cioè, se tutte le case avessero la caldaia a legna o la stufa a legna e si riscaldassero soltanto così, ce ne sarebbero 3 su 10 soltanto che potrebbero prendere legname da noi. Della Valle Varaita. Soltanto pensando al riscaldamento domestico o degli edifici pubblici. Il problema qual è? Non è tanto la mancanza di biomassa, ma il problema è dell'edificato. Nel senso che l'edificato totale, se andassimo a classificarlo nelle classi energetiche, adesso io non le conosco bene, ma sarebbero in classi H. Esatto. Diciamo dalla D in avanti. Se migliorassimo l'efficienza energetica e riuscissimo a portare, questo è un sogno, non è anche il Dipartimento di Casa Città, non è che lo possa ipotizzare, però ha provato a fare per esempio un'ipotesi, nel giro di 15 anni riuscissimo a riqualificare tutti gli edifici e riportassimo in classe B. Guardate, il fabbisogno sarebbe il 145, non soltanto avremo un'auto, una indipendenza energetica, ma saremmo esportatori per quasi un 50% di energia. Quindi questo sempre per dire che sono argomenti complessi. Cioè, quando parliamo di energia c'è la parte della produzione, ma c'è anche la parte della fruizione e entrambe interagiscono nel determinare questi fattori. L'altro esempio applicativo che invece abbiamo gestito noi, abbiamo fatto una proiezione dicendo nei 4 comuni superiori, queste sono le tipologie forestali dei DFT, piani forestali territoriali, che cosa succederebbe se noi ipotizzassimo di avere una centrale di generazione termica, diverse centrali di generazione termica che usano la biomassa retraibile da questi comuni.
E guardate, adesso non andiamo a vedere tutte le questioni, comunque ogni anno noi riusciremo ad avere un prelievo di oltre 3.000 metri cubi e riusciremo a riscaldare annualmente circa 40.000 metri cubi di edifici, anche non coibentati in classe B. All'interno di questo volume, di quella volumetria lì, potremmo pensare, abbiamo detratto un 25% per tenerci dalla parte della ragione, dalle stime dell'IPLA sui piani forestali abbiamo detratto un 25%, abbiamo detto quindi noi potremmo pensare a 25-30 mila metri cubi. Ci starebbe tutto questo, con impianti relativamente piccoli, dislocati nei pressi delle utenze pubbliche. Se noi come utenze pubbliche avremo il plesso scolastico di San Pere, avremo le sedi comunali di San Pere, Telefino, Bellino e Ponte Chianale, tutte le stazioni carabinieri, tutte e due, la stazione del Corpo Forestale, la sede della Croce Rossa, il plesso intorno alle scuole di Rora, dove sede la Fondazione Universitaria, ma è un edificio pubblico, e un numero di utenze residenziali ulteriore da determinare in base ovviamente al loro volume. Però pensate, utilizzando fini energetici con generazione termica, quindi una tecnologia consolidata, tranquilla, si potrebbe pensare per esempio a questo tipo di utilizzo. Se noi andiamo a pensare alla cogenerazione, noi stimiamo, perché non abbiamo ancora il ritorno dei dati che stiamo raccogliendo sulle aree di saggio del Comune di San Pere, ma stimiamo che in Comune di San Pere dovremmo poter disporre come azienda naturale di un territorio dei 1.800-2.000 ettari di territorio forestale per una programmazione quindicennale. Se noi disponessimo di questo, vuol dire che ogni anno potremmo andarci a gestire 120-130 ettari con una gestione conservativa, che non vuol dire il taglio raso, che tanto nessuno lo autorizzerà mai, ma comunque non vuol dire il taglio raso, vuol dire un prelievo tra le 12 e le 15 tonnellate per ettaro di legname, e che corrisponde poi agli scarti di una normale lavorazione quando si va a fare legna da ardere. Con un prelievo di questo tipo potremmo avere una bella quantità in assortimento da ardere tradizionale e la rimanenza gestibile nella filiera eventualmente del cippato. Quindi andare a parlare di cogenerazione.